signora. L'aereo passeggeri di Tokyo! Ma è roba di prim'ordine, sono quasi nuovi. E va bene, questi sono usati, no? Vecchi, vecchi. Questo devo leggerlo ancora io, mi scusi. Ah, ma scusi un po', dove l'ha pescato? Di quella cartaccia lì magari ne voleste, ce n'ho un pacco così a casa. Ah, il ballo Excelsior, il ballo dei tempi di nonno Checco. Scusi, ma che se ne fai, gli piace la polvere? La polvere, ma dico... Senta, ma dice davvero che le interessano queste riviste? La roba del tempo di suo padre. E anche di mio nonno. Allora vado a casa, faccio un bel pacco, lo porti qui, le do 3.000 lire a chi chiude. Ah, benissimo, vado e torno. Che poco da ridere, sa, perché quei poveri vecchi, quelli del nonno Checco, come dice lei, quelli coi baffoni, coi mutandoni, tutti inabitati, sa che cosa avevano fatto? Il canale di Suez, il traforo del Moncenicio, il telegrafo, la luce elettrica, i treni, i battimenti a vapore. La macchinetta del caffè espresso. Pure quella, tutto quello che c'è di buono. Questa no, questa l'abbiamo inventata noi. Questa è Brillanti risultati della nuova bomba atomica! Ma tu guarda che andavano a pensare. Poi era pure l'epoca dell'educazione. Excelsior, in alto, sempre più in alto. Azione coreografica, storico-allegorica. Personaggi principali. Il genio della luce. Simpatica. E poi c'è il genio della civiltà. Guarda come soffre. E perché? Perché il genio dell'oscurantismo la tiene schiava ai suoi piedi onde impedire il trionfo del progresso. Ah, scena terza. Il Moncenisio. Mentre tempestosi nembi si addensano sulle cime delle Alpi, sprofondati nelle viscere della montagna, i minatori italiani al servizio della civiltà scavano il portentoso traforo che deve unire l'Italia alla Francia. Regnerò e l'ora del tuo risorgimento non risuonerà giammai. Oh, ma è antipatico forte questo. Arriva la luce! Allè! La luce elettrica fu! Oh, gioia inesprimibile! Excelsior! 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 Thank you.
certo che ai tempi di nonno Chicco avranno inventato la macchinetta del caffè espresso, ma gli ho detto in quanto umorismo, zero. Questo vuol dire che... Che cosa? Non accorgersi di essere ridicoli. Ma lasci perdere, se ne accorgessimo noi come se ne accorgevano loro. Si accomodi qua. Posso? Se glielo dico io, l'unica cosa che ci è rimasta è un po' d'educazione, naturalmente a noi altri di una certa età. Guardi, il primo che capita. Legga questo. La stavo aspettando alla stazione di Treviglio. Ella aveva passato il mese di settembre presso la sua famiglia e doveva ritornare sola a Milano. Avevamo combinato che la scrivesse al marito annunziando il suo arrivo per il giorno seguente, con la prima corsa. Si doveva stare insieme 15 ore. Un saggio di paradiso. Signore, sta arrivando il treno. Oh, finalmente. Beh, 2 minuti soltanto di ritardo. 2 minuti, è doveroso che riprendete per via. Dietro, signore, dietro. Arriva il treno. Ecco. Treviglio! Lasci pure. Matilde. Camillo. Cara, lasci. Obbligatissima, grazie di tutto. Ma si immagini, signora. Buon proseguimento. Molto gentile, signora. Ma va, di cosa fa? Li porti via le valigie? Caro, come sono felice. Mia diletta. Che capello. Non so dirti quale ora ho passato. Scusi, l'ultimo treno per Milano di stasera è alle 22, vero? No, signora, quello è un merci. L'ultimo treno viaggiatori parte alle 7.32. Le 7.32? Grazie. Ma come, Matilde, ma non vorrai mica dirmi? Ma Tullio sarà a Milano stanotte, ha telegrafato, capisci? Sarebbe un'imprudenza imperdonabile. Oh. Che caldo. È così invece delle nostre 15 ore. Abbiamo i minuti contati, preziosi. Devono essere tutti di paradiso. Ma come sei bella. Come ti sta bene quest'abito. In campagna non lo mettevo mai senza mandarti un sospiro di desiderio. E ti hanno detto bella anche in campagna, naturalmente. Lei basta sentirlo dire da te. Però sei schietta, te l'hanno detto. Oh, arsi. Con quest'abito. Che cos'ha quest'abito? Con niente. Ma è attillato in un modo, si vede tutto. Ma è la moda di quest'anno, sai? Sì, lo so, ma una persona di buon gusto la moda deve interpretarla. Seguirla va bene, ma con un senso del limite. L'avessi vista come ti guardava quel tuo cavaliere servente. Chi? Ma quello del treno lì, dell'obbligatissima, del grazie di tutto. Ma è stato così gentile con me. Ma per forza, quando si vede una donna vestita così, eh? Come vestita così? Ma... una cosa così civetta, vuoi dire, vero? Ma no, ma... grazie. Ma no, Matilde, perdona, Matilde, lo sai, io sono un animale fastidiosissimo. Cattivo. Soli. Perdonami. Dopo averlo tanto desiderato. Ma sì, ti amo tanto. Mi ami tanto? Mi ami? No, i baffi no. Uè, Socrate, vola, che abbiamo fretta. Oh, com'è tutto bello qui. È bello perché ci sei tu. Viene voglia di cantare. Oh, sì. Matilde, cara, ti prometto che da questo momento... Che da questo momento? Ma questo non è il tuo profumo? No, e poi da vostro Leo me l'ha portato mio marito da Parigi. Ah. Perché? Oh, niente. E a tuo marito piace questo bois de rose? Credo, se l'ha comprato. E tu te lo metti perché piace a lui. E con questo? Oh, niente. Ma che tu per venire da me affoghi nei profumi di tuo marito? Insomma, Camillo, se tu devi aprire bocca soltanto per dirmi delle cose sciocche e ti credevo... Va bene, basta. Basta. Non parlo più. Non parlo più. Che ora è? Ti ho chiesto, per favore, che ora... A te non interessa, vero, sapere che ora è? Quanto tempo è passato, quanto ce ne resta. Bene. Bravo uomo, quella chiesa lassù è il santuario, vero? Sì, signora, il santuario di Caravaggio. Dicono che sia interessante, no? Interessante, celebre in tutto il mondo. Vengono molti pellegrini a visitarlo? Moltissimi, migliaia.
Poi quando c'è la sagra, vengono dappertutto, anche da Milano. Ti è venuta la voglia di andare al santuario, no? Un'ora andare, un'ora tornare e poi la visita, è un'idea. Un'idea? Ma come, io sono qui vicino a te e tu cosa guardi? Santuario. Congiuro, Camilla. No, 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 hai ragione. È un'ottima idea. Andiamo al santuario. Io non voglio andare. Adesso voglio io. Andiamo al santuario. Capito? Secondo la tradizione, il 26 maggio del 1432 la Vergine apparve a una povera contadina che piangeva per i maltrattamenti ai quali la sottoponeva il marito a causa della sua feroce gelosia. Sul punto dove la Vergine aveva posato i piedi s'ampliò questa fontana e successivamente il duca Filippo Maria fece costruire la prima chiesa consacrata nel 1451. L'arcivescovo Carlo Borromeo fece poi costruire nel 1568, sulla chiesa primitiva che andava in rovina, il santuario. Se adesso i signori vogliono vedere le cantorie scolpite dal Carminato... Grazie, grazie, non vogliamo vedere più. Grazie. Ecco, ecco, molto grazie. Gentile. Ecco, tenga, tenga, grazie mille. Grazie. A che ora ha detto il capostazione? Alle 7.32. Ah sì, ma io parto con quell'altro. Col merci. Col merci. Ma non è possibile, amore, non ti faranno salire. Allora, quanto tempo ci resta? Quanto tempo ci resta? 3 ore e 10. 10 minuti all'albergo, c'è una buona regalia per voi. 10 minuti? Ma che siamo sul velocipede? Ma perché? Per scesa. Appunto perché scesa, non vede quante curve ci sono. Beh, 10 minuti si può appena appena andare con la scorciatoia. Vabbè, pigliamo la scorciatoia. Ma caro signore, la scorciatoia, lì si va a piedi, il mio cavallo è mica un alpinista. Ebbene, noi facciamo 2 passi. Facciamo 2 passi. E lei ci raggiunge in albergo, eh? Le valigie non le faccio scendere? La signora parte col treno delle 7.32, ci fa avvertire lei! Ah, amore mio! Mi amerai sempre così. Finché vivrò sempre, sempre. No, me lo giuri. Amore. E mi giureresti anche che non hai mai amato altri che me. Ma non ho bisogno di giurartelo, caro. No, ti supplico, giuramelo. Non so, conosci tutta la mia vita, cattivo. Giuramelo. Sono svelata per intiero. Vieni, Matilde. Vieni. Matilde. Camilla. Matilde, ti supplico. Oh, ma parto fra 3 ore e 5 minuti. Vieni. Ma ai, che corsa! Mia cara! Siamo proprio 2 passi, Camillo. Sì, 2 passi. Impaziente. 1 minuto. Ma i minuti sono preziosi. Hai chiesto di portarci da bere qualcosa di fresco? Sì. Hanno bussato? Che non importa. Ma sarà il cameriere. Ebbè. Ma Camillo! Amore. Avanti! Ma no, un momento! Ma scusa, ma un momento! Avanti! Metta lì. Lasci pure, penso io. Ci mancherebbe altro. Desiderano liquore? No, niente, grazie. Se volessero scegliere qualche ricordino del santuario, la direttore dell'albergo... Magari dopo, prima di partire, eh? Beh. Che sbadato, mi scusi. No. Le pare? Va bene, faccia. Ricordini artistici. Benedetto. Ma le ho detto dopo, che diavolo. Ah, bene, bene, benissimo. Tanto non si aspetta. E le è piaciuta la camera? Beh. Sì, e i fiori? Eccellente. Sì. Grazie. Ah. Finalmente soli, liberi, lontani dal mondo. Camillo, va via. Amore mio, come sei bella. Come sei giovane. Camillo. Bello. Portami la cacciosa, vai. Sì. Oh, Matilde, giurami. Che cosa? Che non hai mai amato altri che me, che non amerai mai nessuno. Giuro. Giuro. Ah, che sete. Felice. Pazzo, ma... Ancora, ti prego. Ah, sì. Io, Camillo, ma sai quella cosa? No, improvvisamente mi sento stanca. Morta. Vieni, Camilla, vieni. Oh, mamma, che fai? Sei stato tanto sciocco, Pino. Abbiamo perso tanto tempo, tanti baci. Non è stata colpa tua. Mia, tua, Giulia. No, tesoro, anche tu. Io sono stato sciocco, cattivo, egoista, ma ti voglio tanto che ne sapessi quanto ti ho desiderato.
Non mi hai neppure voluto giurare. Oh, ma non ti accorgi com'è assurdo che tu sia geloso ma di mio marito? Sarà assurdo, grottesco, tutto quello che vuoi. Però senti, Matilde, sappi che quando veramente si ama... Quando veramente si ama... Le imposte, ti prego, le imposte. Sì, subito, anima mia. Mi bruciano gli occhi. Ma sai che sono proprio stanca. Tutta questa luce. Ah sì, chiudiamo subito. Sì, proprio stanca. Tu no, Camillo? Stanchissimo. Però senti, Matilde, una cosa me la devi dire. Me la devi dire assolutamente. Ascoltami bene e rifletti prima di rispondere. Se tuo marito morisse... Oddio, perché... È un'ipotesi assurda, scoppia di salute, beato lui. Ma facciamola. Se tuo marito morisse... Insomma, Camilla... E io morissi... Ma è un'ecatombe, una strage, ma tu vuoi far morire tu? Lasciami finire, ti prego. Se tuo marito morisse e io morissi, ti risposeresti. Ma non so, ma non ci ho mai pensato, ma... Ecco, no, non credo. Non credo. Ah, meno male. Ma che cosa vuoi che ti dica? Non credo. Anzi, no, proprio no, ti assicuro. No, 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 no. E perché? 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 Te lo puoi immaginare, perché? Sarei troppo addolorata. Per la morte mia o per quella di tuo marito? Ma per quella di tutti e due. Di tutti e due. Lo senti, Camillo? Ma se ti ho giurato che questo amore per te mi riempirà l'anima fino all'ultimo respiro, vieni qui. Fino a farti amare anche la mia memoria. Ma sì, tu. No, lo credi, ma poi ti consolerei. No, mai non sì, potrei. Ti consolerei. No. In fondo sarebbe giusto. Oh. Come sarebbe giusto che tu ti risposassi. Ma no, non dirlo nemmeno ma perché? Perché sei così giovane, così bello, non avresti il diritto di rinunciare alla vita. Oh, e poi cosa faresti? Così sola, al mondo. Potresti incontrare un uomo degno di te. No. Magari anziano, ma non brutto. Fine. Onesto. Ripp. Che ti amasse sinceramente. Finiresti con l'amarlo anche tu. Chissà. Col tempo. Col tempo? Amma, lo vedi che l'hai detto, finalmente. Che cosa? Che ti risposeresti che dunque non mi ami. Che dunque non ti amo? No, no. Ah, e perché non ti amo che tradisco un uomo degno di tutto il rispetto? Povero Tullio. Ma che povero. Che metto in pericolo il mio onore, forse la mia vita. E allora giurami. Oh, ma perché? Ma lo vedi, lo vedi. Oh sì, ebbene sì, sì, te lo giuro, te lo giuro, te lo giuro. Giurami che non ti risposeresti mai. No, mai, mai. Che non hai mai amato altri no, che me. No, nessun altro. Su che cosa lo giuri? Sulla mia vita. No, sulla mia. Sì, sulla tua. No, su quella di tutti e due. No, su quella di tutti e due. Ripeti la frase con me. Sì, lo giuro sulla mia vita. Sulla tua, su quella di tutti e due. No, 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 no. Sei stato cattivo. Crudele. No, no, i baffi no. Che cosa c'è? Sono il cocchiere. Se vogliono prendere la corsa delle 7.32, hanno appena appena il tempo. E a correre a perdifiato poi ancora. Oh, il treno! Ma no, ma non è possibile! Matilde! Il treno! Matilde! Presto, presto! Sì. Il capello! Ah, ecco! Dov'è il mio capello? Ecco, ma se tu volessi... Che cosa? Matilde, se tu volessi... Ma hai detto che col merci non mi farebbero salire. No, col merci, ma come avevamo stabilito, col primo treno domani mattina. Per cari! Ah, scoppierebbe una tragedia, non saprei proprio cosa raccontare. Su, su, presto, presto, dai! Ah, gli spilloni! Dove sono gli spilloni? Ma Matilde... Per favore, aiutami. Su, su, cerca gli spilloni, vai. Un momento, un momento. Che momento? Per carità, Camillo. Ma che diavolo, non sarà mica la fine del mondo per due minuti. Ma i minuti contano, ma chi lo dice? La capelliera. Ah, eccomi, amore, eccomi. Eccomi, signora. No, no, lasci, lasci. Ma, grazie, andiamo. Avanti, prenda. Per me sono 3.000. Oh, ma che diavolo. E no, lavorate una giornata. Ma non parto mica io, maledizione. E allora lo dico. Addio, amore. Cerca di combinare un altro incontro, ma presto, presto. Più presto possibile. Tutti a posto. Come questa, con un po' di tranquillità. Quando? Sì. Quando, non so. La prossima villeggiatura, un altro anno. Che... Un altro anno? Sì, no, il treno pare.
Porto. Sì, va bene, bei tempi, beati loro, tempi tranquilli. E questo? Ah, De Amicis, cuore. E chi non l'ha letto? Da ragazzini, ma il bello è leggerlo da grandi. Se lo ricorda, per esempio, il tamburino sardo? Cosa c'è? Da scappare. Qua, metti qua. Su. Asciù. Cristo. Scusi, signor capitano. Ma è neanche come te, la si appara di uomini. Signor sì. Toma, toma. Avanti con quei sacchi. Avanti. Bello che ti dice, tu. Tu aiuterai a caricare il fucile, eh? Lo sai fare? Signore! Oh, bravo, ben sì allora, eh? Là in fondo! Sergente! Sì. Lei mi radula qui secondo plotone, svelto! Sì, sì! Secondo plotone! Tenente, lei comanda il pian terreno! Io sì! Non sprechi i colpi! Io sì! Quei palandroni credevano che bastassero le baionette! Belle informazioni che mi arrivano dal comando! Va, Lengo! L'hai preso per un pezzo dell'opera questa finestra? Sì, avanti, di sopra! Momento! Barricate le finestre da quella parte. Sì. Lei è medico, no? Sì, signor. I feriti da questa parte, che pensa che è? Va bene. Voi due con me. Guarda lì con la tavola, dai. Ancora il sacco, ancora il sacco. Signor capitano, ci vuole il materasso. Sì. Forza, forza, l'umanità me lo perde. Oh, Madonna Santa, cosa fate? Siete anche voi altri siete tagliando. Questi cristiani crepano anche per voi. Avete sentito? Via, via. Andiamo, andiamo. Venga con me. Signor capitano, siamo tre donne. Ai feriti pensiamo noi. Va bene. Ci sono finestre da quella parte? Sì, signor capitano, una sola, là. La gente? Vadi. Galea sì. Sì. Maledetto. Ci hanno girato le spalle, all'Antraiani fuori. Due compagnie, sa, signor capitano? Prima di entrare nella macchina io mi sono nascosto per contare gli ufficiali, almeno sei. E avevano detto un plotone. Bisogna avvisare le riserve immediatamente. Giorgi. La cerca qualcuno in gamba. Il tamburino. Ah, niente da fare, buono niente, ci vuole un uomo. Ma signor capitano, un ragazzo è più agile, offre meno bersaglio. Le sorti della battaglia dipendono da questa posizione, lo sa chi è? Ma è un ragazzo pieno di fegato. Ma è un ragazzo, è un sardo. E poi il fegato. Prima di parlare di fegato, ci vogliono le prove. Attenzione a non sprecare i colpi, eh! Acqua! Acqua! Tamburino, bua! Polvere, sbrigati! Guarda, il nostro sta fermo giù a Villa Franco! Ti vedono? Oh, palermo! Ma l'hai preso per un palco all'opera questa finestra? E lei va di lì, cosa ammazza, no? Lei sardo e sordo quello lì, ma capisce in italiano? E poi ha detto che l'Italia le lingua. Dis! Ma sì, adesso vedremo cosa c'è buono a fare, eh? Viene dal capitano. Sergente! Giusti, che decisione ha preso il capitano? Di mandare il tamburino a chiedere rinforzi. Dis! Vai da lui! E poi alla destra... Tieni! Tamburino, lei sì. Vieni, ragazzo. Il sergente la devi che è già il fegato, lo vedremo. Sì, signor capitano. Prendi questo biglietto. Mettetelo in tasca e levate lo zaino. Adesso ti afferra questa corda, scende dal finestrino e ti butti giù per la china fino al piano. Monta su. Guarda là. Qualche se si va a quegli alberi, volte sulla destra. Fino a lì è in questione di fegato, ma di gambe. Ma è neanche nausteoco. Sì, signor capitano. Sor capitano, il tenente Landi è stato colpito una dozzina dei nostri fuori combattimento. Da basso si tira male. Tutti gli uomini al primo piano. Capì a chi è al comando. Svelto. Sì, sì. In gamba, eh, sì. Signor sì.
Stammi bene, senti. E tu riti bene le orecchie e il cervello perché non è mica facile, eh? Dove ti ho detto di voltare quando sei laggiù? Dopo gli alberi a destra, signor capitano. Così giro sul fianco degli austriaci. E poi ancora più a destra fino a trovarmi alle loro spalle. Ah, l'hai capito. E che non ti vedono, eh? Che non mi vedono, signor sì. E poi porto il biglietto ai nostri che stanno fermi laggiù a Villa Franca. E lo consegno al primo ufficiale che vedi. A lei parla comando. Vola. Si fidi di me, signor capitano. Grazie, padre. Curvati nella discesa. Non ti preoccupi. Quel signore guarda. Attenzione, eh! Non farti vedere! Si fidi di me, signor capitano! Tutti gli uomini sono sopra sul capitano, si tira molto meglio e gli austriaci si sono fermati. Imbecille! Ma lo vede? Non sa neanche correre! Ma no, avrà provato una buca? Adesso svolta, a Duma. Rosa Caladimi del tenente Landi. Capitani. La palla in mezzo a testa. Stupida, all'idea il momento è più re. Coraggi. Insomma sì, capitani. Ehi, Custozza non deve cadere. Caspita noi altri, capitani. Ma non capisce che così lo vedono? Ma deve correre, signor capitano. Ma dove è andato a finire adesso? Laggiù! Lo vede? Lo vede dove è arrivato? Eccolo là che gira alle spalle degli austriaci. Di là, pagliarici, presto. Guarda un po', quello laggiù è lui, no? E due, hai diventato orco anche lei? Laggiù, vicino a quel polso, ma non lo vede? Ma sì! Guarda lui là come cacco! È proprio un bravo kid, è proprio un bravo ragazzo! Ma che bravo ragazzo! Corre così allo scoperto, ma vuol farci beccare! Cosa che fa, scellerato? Ma si è fermato? No, si è nascosto, signor capitano, vede come gli tirano addosso! Alle medaglie! Signor capitano, hanno sospeso il fuoco, ci intimano la resa. Non si risponda. Sì, signor. Ma esci fuori! Corri! Ammazzati, ma corri! Comunque, alla fai dal suo duello. Ma è impossibile che l'abbiano beccato. Si è nascosto prima. Fare fino all'ultimo colpo. Arrendetevi! O vi distruggeremo tutti! Ma l'Italia no! Ciao, Pacciupin, questa è una castagna per la tua zuppa! Capitano, i letti pieni di morti. Al pian terreno, vi faccio portare delle donne. Coraggio, piemontesi. Che pensa ne? Quando l'Italia siete voi? Sì, signor. Forza, piemontesi. Bene sì, Spanitalia. Cacusta, non cacusta.
signor capitano! Che guarda laggiù! Una squadrona a galoppo! Abbiamo una Villa Franca! Che guarda, signor capitano! Sospendete il fuoco! Tutti in basso! Baionette in canna! Bianchenet! Sospendete il fuoco! Baionette in canna! La cavalleria italiana li sta caricando alle spalle. Noi attaccheremo la baionetta. Sergeant, la porta. Veloci. Era finita con la vittoria dei nostri, ma il giorno dopo gli italiani furono oppressi dal numero soverchiante degli austriaci e dovettero prendere tristemente la via della ritirata verso il Mincio. Alt! A terra! L'ospedale dell'Ottava è in quella chiesa? Sì, signore. Magari non potrà mica far troppo il bello, ma fra una quarantina di giorni ritorna in compagnia. Allora mi dia chiarezza il suo capitano, è passato a salutarlo. Sì, signor. Signor capitano! Sergente! Il capitano! Signor capitano! Bravo, hai fatto il tuo dovere. Ho fatto il mio possibile. Grazie, sul capitano. Hai visto Tamburino? Che t'avevo detto? Hai visto che il suo capitano è venuto a dirti bravo? No, io non sapevo che eri. Che vuole? Ho avuto un bel correre gobo, mi hanno visto subito. Dunque sei stato ferito? Ferito? Altro che ferito. Qua guarda sul capitano. Ecco un caso disgraziato, una gamba che si poteva salvare con niente se non l'avesse forzata in quella pazza maniera. Ma un bravo ragazzo, te l'assicuro io, non ha fatto una lacrima, non ha fatto un grido. Ero superbo che fosse un ragazzo italiano mentre l'operavo. Quella di buona razza, parola d'onore. Cosa fa? Signor capitano. Io non sono che un capitano, tu sei un eroe. Amici, capirà, ha detto niente. Roba per i ragazzi di quei tempi, che il maestro quando ce lo leggeva a scuola ai piatti. È arrivato il crimine? Ci sta la fotografia di Gaspare Catocci? Quale? Quello che ha ammazzato la nonna? Sì, sì, ha martellato in testa. Sì, c'è tutto a servizio, due pagine sane. Eccolo qui, che ti dicevo? Siamo stati a scuola insieme. Davvero? Pensa che bellezza. E tu, tua nonna campa ancora? E lei perché non si va a leggere il servizio di Gaspare Catocci? È perché l'ho scritto io. Ah. Complimenti, lei... Scrivo. Articoli, fatti di cronaca? Anche. Beh, e allora perché non scrive un pezzetto, guardi, su questo fattaccio qui? Si accomodi pure, si accomodi. Ah, Fucini. Beh, una cosetta breve. Questione di interesse. Thank you.
Prova a vedere se t'avrai il coraggio di toccarlo. Vedere se tu l'avrai te questo coraggio, io l'ho vista prima. Oh bimbo, se l'ho vista la smontata, prometto che la veniva giù. Figurati, l'ho vista all'ombra il ponticino. Sì, che tu l'hai vista prima la spuntasse fuori. Si avvisce, boccalone, perché se te tutte le riordi, io sono stato in cavalleria. E se tu lo sai, te l'insegno. Quando la bestia rallenta l'andatura e gli si dà il respiro, vuol dire che si prepara. Insomma, non c'ho tempo da perdere io. Basta con le chiacchiere, la si gioca a pare capo. No, no, la si gioca, gli sta, gli è mia di diritto. Ma dai, io parlo perché siamo stati a scuola insieme. E sono il padrino della tua figliola e fino all'ultimo momento... Che sono cose che si giocano queste. Allora si fa a mezzo. Ehi, discorsi. E che ci faccio a mezzo? Gli è giusta giusta, gli è una settimana la cercavo per finire di concimare il mio orto. Ma poi il tuo orto tu puoi mettere quella di vaccina, inteso? Bravo, si vede te ne intendi di queste cose. Quella di vaccina gli è buona per le tufame e questa la te ne brucia. E dove la pide quella di vaccina e non si trova? Dove vossignoria illustrissima voleva la trovarsi io. Insomma io direi di farla finita. La direi anch'io. La raccatto io, tu non c'hai niente dove metterla. No, questi che gli è? La raccatto io! Se tu ci provavi ti mangio! Prepotente! Vigliacco! Pidocchioso! Morto di fame! Butta su quella mano! Butta giù questa pala, sai! No! Sì! Già! No! Guardalo, tutta sta grazia di Dio! Dio, vai! Tu la raccattata, piscano! Hai detto l'ho mangiata! Mangiare! Dove Diamine! Ma guarda come tu ti sei fatto conciare! Bravo, perché ho trovato visto lui! E si è beccato un morso e una ginocchiata alla allorane che figlioli luce di scorta! Come tu sei attivo, bambino, e fai tutto questo spicinio della Maria! Maria, Maria! Maria si è già fatta a mezzo, vedasi. Allora per la Maddalena. No, non è questione della Maddalena, non è questione di donna. Ma allora perché tu mi sei mezzo ammazzato? Questione di interessi. Di interessi? Sì. O dimmi che interessi. Brillanti risultati della nuova bomba atomica. Desidera, signore? A libri gialli? Come? Libri gialli, delitti, vendette, indagini poliziesche. Sì, ecco qua, principe danese che scopre gli assassini del padre. Amleto? Sì, ha letto? Ho sentito nominare. Beh, lo legga, 200 lire. Ma questa è una cosa seria, sa? Si ammazzano tutti. Ah, sì? Si immagini che il suo principe ammazza il padrigno, ammazza l'amico del padrigno, fa avvelenare la madre, fa affogare la ragazza. Ma poi ammazzano pure lui. Le dico un macello, non ci rimane che il libro. Ah, sì, ho capito, Amleto, ho visto il film. No, no, ormai il fatto lo conosco. C'è altro? No. Guarda. Oh, no. Se ti piace te lo regalo, eh? Dammi questi fiammiferi. Perché? E le donne e i bambini è meglio che se ne vadano, perché io non rispondo di niente. Signorino! Ma signorino, che son giotti da farti? Guarda che roba, pensa agli occhi, ragazzi! Signorino! Ha capito? Signorino! Venga via, che la tua mamma è già pronta. Ma guarda lì come sei tutto scalmanato. Signorino, oh, dica a lei, sa! Ma con chi crede che parli, oh! Ho perso un gemello! Cosa hai perso? Hai perso qualcosa? Sì, un gemello d'oro. Mamma, il a perdu la bouton de chemise, puis je l'ai dit? Naturellement, ma chérie. Je viens vous aider aussi. Come ti chiami? Io mi chiamo Matilde Elisabetta, ma siccome è troppo lungo mi chiamano Philly. Da tanto tempo volevo giocare con voi, ma tu non hai mai voluto. Io? Io no.
Voilà, n'est-ce pas? Sì, grazie, signore. Vado qua, Monty. Micio! Micio! Bravo! Eccomi. Allora va, Philly. Ton professeur t'attend. Au revoir, mon petit. Come ti chiami? Guido. Micio! Abiti lì, vero? Dalla mia finestra si vede un pezzetto del tuo giardino. Perché? Tu dove abiti? Lì, vicino a te. Solo per un mese, però. Poi andiamo via. Ah, sì? Sì. Arrivederci, Guido. Arrivederci, Philly. Arrivederci, Philly. Che meraviglia di bambini. È un miracolo di bellezza. Ma chi sono? Non lo so, ma non è mica tanto bella. Oh, caro, non sarai mai un artista, tu sai. Ha un profilo classico. Micio mio. Imparerai. Che cambia tanti colori. Buongiorno. Buongiorno. Guarda. Com'è bello. Davvero, quanti colori. Perché la tua mamma ti chiama Miccio? No, non ha mica detto Miccio, che significa somaro. Ha detto Micio, che vuol dire gatto, gattino. Di che paese siete voi? Greci. Sai, la mia mamma ha detto... La tua mamma ha detto... Che sei molto bella. Perché? A te non sembra? Per me non sei bella. No. Sei bellissima. Non mi vogliono far giocare perché sono troppo piccolo. Vieni. Fate giocare anche lui. Ora tocca a Gigi, il mio compagno. Poi se lui lo fanno prigioniero, io lo vado a liberare. Sai, anche la mia mamma ha detto che sei molto bello e che hai una faccia molto intelligente. Beh, tutti gli uomini sono belli. Almeno così ho sempre sentito dire. Ma non belli come te? Philly! Vedessi che bei colori. Vorrei che anche tu li potessi vedere. Tienlo fermo, fermo e me lo passi piano piano. Ecco, guarda. Subito, sbrigati. No, 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 meglio così. Voi partite e i lavori cominciano quando sarete su. Non mi fido del Brioschi. Non me ne fido affatto. Prendiamo un altro ingegnere, caro. L'Italia è piena di ingegneri. No, il Brioschi va benissimo. Soltanto non me ne fido. L'altra volta abbiamo aspettato per tanto tempo. Ormai ci siamo. Comincerà i lavori quando sarete su. Perché? Quando andiamo in campagna? Presto, presto. Contento, caro. Su, mangia, svelto. Scusami, Nando, ma non sarebbe male trovare i lavori già fatti. Se vai in campagna per riposare, tu mi ci fai trovare gli operai. Una casa già piena come un uovo. Ti rendi conto che quest'anno siamo quattro persone in più? Cosa, quattro? Ma dove mai? Tua nipote c'è sempre venuta. Il marito, quando era fidanzato, non stava sempre tra i piedi ugualmente. Ma quest'anno c'è il piccinino. Quello non conta. Ah, direi di sì. Un bambino di un mese fa più chiasso di cinque grandi. E la baglia? Poi avremo l'onore delle visite del marito della baglia. No, la baglia non ha marito. Sì, vedo, eh? No, ma tua sorella Maddalena, almeno in questo ha avuto giudizio. Ha preso una ragazza che era stata messa in mezzo da un mascalzone, il quale appena saputo che doveva nascere il marmocchio, l'ha piantata in asso. Ma nonno, come ha fatto la baglia ad avere un bambino senza essere sposata? Guido! Laura? Ma quando in qua in questa casa i ragazzi mettono bocca nelle conversazioni dei grandi? Vesti meglio a mangiare, Guido, invece di dire sciocchezze. Ma io ho detto... Ma vuoi mangiare o non vuoi mangiare? Non mi va. Non ti va? Ma come sarebbe a dire questo non mi va? Sono i primi caldi. Si è trapassato ai giardinetti.
qui? Fai vedere la lingua. È tornato che camminava come un ubriaco, eh? Hai corso troppo, che hai fatto? Ah, ma quando uno ha mangiato, per quanto poco, la lingua non può dar segno di indigestione. Va bene. Senza indagare oltre, gli si dia domani mattina una bella oncia d'olio di ricino. Ma io sto benissimo. Se non ho mangiato, è perché non aveva tanta fame. Ma sto bene. Laura? Da quando in qua i ragazzi si permettono di discutere gli ordini dei genitori? Buonanotte. Buonanotte, piccolo. Buonanotte, nonno. Buonanotte, caro. Ora venga a salutarti in camera. Sentito? La signora Maddalena. Caro! Buonasera, signora. Come va? Si saluta? Buonasera, zia Maddalena. Buonasera. Sciupatino, eh? Lo porterete presto in campagna. Buonasera a tutti. Maddalena, come va? Insomma, stasera che cosa hai? Io non capisco, ecco. Ma su, andiamo! Ma signorino, ma cosa le frulla per la testa stasera? Figli, figli. Micio. Mamma. Ma che fai? Non stare a piedi nudi sul pavimento. Mamma, io mi sento benissimo. Meglio così, caro, meglio così. Dirò a Teresa di dartene poco poco, va bene? Ora vai a letto. Sì. Aspetta, da qua. Non è per la purga, è che mi tocca restare a casa e io sto bene. È tutto perché papà si è arrabbiato quando ho chiesto come ha fatto la Baglia ad avere un bambino. Ma no, ma no. È che sei pallido. Ecco, e il babbo ha pensato ma che... Ma scusa, mamma, una volta che li hai avuti anche te i bambini, deve essere una cosa da persone per bene. Beh, queste cose le saprai meglio quando sarai grande. C'è tempo, no? Beh, so, già che c'ero, mi sarebbe piaciuto sapere come va questa faccenda dei figlioli. Come va? È una cosa semplice. Succede che quando un uomo e una donna sono innamorati, si vogliono bene, insomma, e si baciano, molte volte, non sempre, però nasce un figliolo. Buonanotte, caro. Ma allora, perché vuoi che baci le cuginette quando vengono a farci visita? Perché? Ma perché né te né loro siete già innamorati? Su, dormi, Guido, mi pare che di sciocchezze ne abbiamo dette abbastanza. Mamma. Ma che hai? Niente. Laura! Eccomi! Buonanotte, Micio. Buonanotte, mamma. E sta tranquillo, domani usciamo lo stesso. Andiamo a comprare un bel vestito nuovo. Mi raccomando, signorino. Lo vede che ora è tutto pulito, bello assestato. Non faccia come al solito, non si stupi, eh? Stai tranquilla, Teresa. Mi raccomando. Questi tre giorni. E poi stanotte ho sognato che mi buttavi tanti fiori. Allora tu questi giorni non sei scesa al giardino? No. Stai proprio bene vestito così. Assomigli a Lord Byron. Ah, chi è questo Lord Byron? Un bellissimo uomo, un poeta inglese che ha fatto tanto per la mia patria. A casa abbiamo il suo ritratto. Ti farò vedere come ti somiglia. Lo sai, oggi è la mia festa. Compio 10 anni, alle 6. Proprio oggi alle 6. Non lo sapevo, se no ti avrei portato per davvero tanti fiori. Aspetta, adesso vado a prendere. No! Dove vai? Vieni qua, che c'è la mia mamma che vuole parlarti subito. Mamma? Vieni. Eccolo, mamma. Buongiorno, signore. Bonjour, mon petit. Écoute, ce soir, oggi è la festa di Philly, son anniversaire. E al lycée, beviamo a sa santé un bicchiere di champagne. E c'è una bella torta. Tu verrai, n'est-ce pas? Lo ringrazio tanto, ma bisognerà che domandi il permesso ai miei. Sûrement, va vite, va a domande, va a domandare. Fili, accompagnalo. Che, ha detto la signora che non ci pensi nemmeno. Già, a cena fuori. Ma chi ha detto a cena? Ho detto al compleanno di un mio amichetto qui accanto. Insomma, cena o non cena, la signora ha detto che senza il consenso di suo babbo un lo può mandare in giro per le case di gente e non si sa nemmeno chi siano. Ma te l'ho detto, dai signori greci che hanno affittato la villa dei Bonsanti. Insomma, la signora ha detto di no, ecco, che suo babbo stasera torna tardi e che ogni si può chiedere. Facci il piacere di non insistere e stia attenta al vestito buono. Fili, non piangere. Ero così contenta che venivi. Anch'io.
perché ti voglio tanto bene. Mi fa rabbia pensare che mentre quelli più grandi di noi hanno tante speranze, la nostra età non ce ne dà nessuna. Figli, non piangere. Perché se piangi te mi metti a piangere anch'io. Io non so piangere con garbo come te. Io quando piango raglio come un ciuco. Vengo. Vado a dire a tua madre. Vengo prima delle 6. Giuramelo. Lo giuro. Prima delle 6 vengo. E tu giurami che non piangi più. Signorino, se lo leva o se lo leva questo vestito? Teresa, scusa, fammi il piacere. Suselto, andiamo. Tanto io di qui non mi muovo, inteso? L'uomo, Byron? Eh? Sì, sì, signora. Metà per uno? Grazie, mamma. A quest'ora a casa mia avranno già cenato. Dici che ti sgrideranno? Peggio. Peggio. Ma non importa. Non mi hai neppure detto se ti piace il mio vestito. Me l'ha mandato la nonna per la mia festa. Bello, bello. Ma io ora devo andare. Ripasso dal giardino. Prima però devo dirti una cosa. Oh, guarda quante lucciole. Anche nel tuo giardino ce ne sono tante. Saluta tua madre. No, aspetta. Mamma? Guido, s'en va. Tutto a bomba. È tardi, ti faccio accompagnare. No, no, grazie signora, vado sempre solo, grazie. Buono. Arrivederci. A domani. A che ora viene ai giardini? Alle 9. Anch'io vengo alle 9. Alle 9, non far tardi, eh? Te lo volevo proprio dire io. Bambino. Non lo conosciamo, è Laura. Questa volta il signorino farà i conti con me. Calma, calma. Ah, birba! Professore, signora, il signorino gli è tornato. Dov'è? Dov'è quella canaglia? Deve fare i conti con me. Nando, però tu calmo, eh? Nando! Geremia! E muovetevi anche voi. Ma altro che, se l'ho visto, non ho mica le travegole. Dimmi tu se si deve già cominciare a tribolare per queste storie. Ecco, Micio, vieni fuori, vicinino. Andiamolo dritto per te. Non c'è mica, Non c'è mica. Le passo qua davanti, correndo come una lepre. Ma ne fate del chiasso stasera. Ha visto Guido? No, perché, che succede? Non riusciamo più a trovarlo, non ha fatto un'altra adesso. No, Geremia? È scappato di casa come un gatto innamorato. È andato a trovare una bambina. Una bellezza prodigiosa. Dica, signora. È sceso giù il signorino. Canaglia, più presto da cominciare con le donne. Se lo piglio giusto come un gatto, lo servo. Ma là, Ferdinando, cosa vuoi che facciano i figlioli dei gatti? Prendono i topi e tu, eh? Io? A quell'età, mai. Mai, che per te. Calma, caro. Non lo spaventate quel ragazzo. No, no, papà, si fa più per scherzo che per altro. Piuttosto voglio sapere se ha cenato. Teresa, e allora? E Geremia, gli è andata a vedere nella rimessa. Io di nuovo fuori, andate a cercare in giardino, in piazza. Calma. Thank you.
che ti ho fatto male, strullino? Vieni fuori. Come ti sei cacciato là sotto? È qui, Guidino, è qui. Cosa hai fatto? Lei, nonno, mi ha preso col bastone. Oh, povero piccolo. Sì, sì, è qui. Oh, povero Romeo! Il che fatto ridò? Signora, è qui. Venga un po' qua, signorino. Un momento. Mi compiaccio di come si pulisce sotto i mobili in questa casa. Guardate qui che sudiceria. Allora la colpa è nostra. Si capisce. Bisogna augurarsi che la gente scappi di casa adesso per spazzare sotto i mobili. Micio. No, no, permette, Laura, col signorino ci parlo io, Ma bisogna mettergli l'emostatico. Guarda in che stato è, giusto in questi giorni era così scioccato. È l'amore, l'amore. Teresa! Perché ha avuto mal di pancia, non sta bene, Micio. Mettete questo sconcio in una bagnarola, strusciatelo bene con un bruschino e poi a letto, via. Visto che è così sciupato, poverino, domattina alle 8 lo porterete in campagna per rimettersi. Papà! Papà, per piacere. Laura, da quando in qua in questa casa i ragazzi parlano senza essere interrogati? In rimessa non c'è. Chi? Il signorino. Via, 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 via! Oh, senti, Laura, sì. Da ora in... Tu, quanti anni avevi quando mi scrivesti di scappare con te? Eh? Io sono un'altra cosa, tant'è vero che te l'ho riproposto quando avevo l'età della ragione, quindi... No, 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 Giuseppe, no, 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 no. Quella non può stare lì, legate la cassetta. Ma insomma, Giuseppe, legatela dove volete, ma lì non può stare, lo capite, no? Prima di tutto, buongiorno. Buongiorno. Ecco, buongiorno, buongiorno. E dico, ragazzi, ma questa mattina mi sembrate tutti e due un po' distratti, no? Oh, guarda, tanto, il Dio Gabaffi, caro. E Guidino? Il signorino è uscito da mezz'ora. Già gli ho detto a Geremia che lo guardasse lui, per me... Io l'ho guardato finora, è sempre stato fermo qui, anzi, lì. Ma dove? Lì davanti, ragazzo, ma è possibile che ogni volta... Ma sarà certamente in casa, chiamatelo, cercatelo. Allora, Guido, ci siamo? Mamma, io non posso partire. Ti rendi conto, Micio, che da un po' di giorni con te ci vuole una pazienza da certosino. Muoviti, su. Quando torniamo? Ma che domande, a ottobre, dopo la vendemmia? Io non parto, mamma. Eh? Lei parte fra un mese. E allora? E io l'ho baciata. Ah, e se nasce un figliolo non voglio lasciarla come quel mascalzone che ha lasciato la baia. Oddio. Micio. Caro, vediamo su. Via, 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 via. Mamma! Su, su, su. Modo di trattare una signorina? Ma non ti vergogni? No, dica un po'. Ma che è figlio suo che gli dà una sberla? E appunto perché non è mio figlio, perché se era mio figlio gliene davo due. Senti che roba, sto vecchio tonto. Giovinetta, vada, vada, che c'è l'automobile. Mi dispiace, etichetta Maria, faccio il più presto possibile, ma una decina di minuti ci vorranno. Vuoi che ti compri una rivista? No, grazie. E tu? Tu, Gerardo, non scendi? Non devi andare. No, c'è tempo, e poi lasci tua moglie sola. Ah, ora che ci ripenso. Ma se la tua cosa non è urgente, perché non vieni con noi a Fregene? A Fregene oggi. Perfetto, perfetto. Finisci tutti per persuaderla, Enrichetta Maria, Vai. 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 Che t'avevo detto? Meglio di così. Ci tratteremo tutta la notte, sai. Facciamo due passi. Con questo caldo? Ci avevo offerto delle riviste. Ah, per carità, adesso andar lì, scendere, pagare, poi è sempre la solita roba. Smette, questa non è roba solita. Una cosetta breve, interessante, adatta. Andrea? Sono tornato prima, sta male. Perché? Ho paura che si sia accorto. Andrea? Sì. Come lo sai, ti sei tradito? Ah, no, tutte e due, semmai. Qui? Sì, l'altra sera quando siamo partiti. Andrea scendeva davanti a me con le valigie, ti ricordi? Tu facevi lume dalla porta, io nel passare. Addio, come sono sciocco quel volto. Già visti? È parso che si sia voltato. Dimmi, stavo già scendendo quando lui ti chiamò? E mi salutò. Allora fu nello svoltare verso il portone qui. No, prima. Ma
se ci avesse visto. Intravisti, semmai un attimo. E ti avrebbe lasciato venire prima. Possibile. Sei ben sicuro che non è partito? Sono sicurissimo. Prima delle tre non c'è altra corsa dalla città. Sarà qui fra due ore. Carluccio? Carluccio, vieni qua. Allora, il signor Serra dice che forse il padrone arriva oggi col treno delle tre. Tu lasci i bambini dalla nonna, poi torni subito qua. Mamma, è vero che oggi arriva papà? Non è sicuro, caro. Appena arriva vi mando a chiamare dalla nonna. Carluccio, non dici buongiorno al signor Serra? Buongiorno, signor Serra. Ciao. S'accomodi. Presto, presto, vai. Arrivederci, mammina. Arrivederci, tesoro. Tra poco arriva. Tra poco arriva e noi in questa incertezza sospesi così in un abisso, capisci? Calma, per carità, voglio sapere tutto. Dimmi tutto con calma. Sì, calma, trovo. Qua ti ricordi, prima di partire si era discusso fino all'ultimo momento sulla maledetta faccenda da sbrigare in città. Lui si accalorava. Sì, ebbene. Appena in strada, Andrea non parlo più. Andava a capochino. Io lo guardai, era turbato, le ciglia aggrottate. Si è accorto, non so. Tremavo. Un tratto con voce semplice, naturale. Triste, vero, mi fa viaggiare di sera, lasciare di sera la casa. Così? Sì, mi sembrava triste anche per chi resta. Ah, poi una frase. Sudai freddo. Licenziarsi al lume di candela su una scala. Ha detto questo? Come l'ha detto? Con la stessa voce, naturalmente. Parlò anche dei bambini che aveva lasciato a letto addormentati e di te. Ma mi guardava. Che disse? Che tu ami tanto i tuoi bambini. Qui. Ecco, tu eri qui, io come ora. E lui... Qui. Ecco, ora lo rivedo con esattezza. Nient'altro? Sì. La prima notte all'albergo ha voluto prendere una sola stanza a toilette. Eravamo collegati da un pezzo, si accorse che non dormivo. Cioè, si accorse no. Eravamo al buio. Suppose. Vada, io non mi muovevo, lì di notte nella stessa camera con lui, col sospetto che gli sapesse, figurati, tenevo gli occhi sbarrati nel buio nell'attesa chissà di perdermi. A un tratto nel silenzio sento queste precise parole. Tu non dormi. E tu? Niente, risposi, pensi di dormire. Poco dopo ripeté. Tu non dormi. Allora io lo chiamai. Hai parlato? Domandai. E lui sì. Volevo sapere se dormisse. Ma non interrogava dicendo tu non dormi. Proferiva la frase come con la certezza che io non dormivo, che non potevo dormire, capisci? Dammi un bel passo così. Niente altro. Niente altro. Non ho chiuso occhio due notti. Ma tutte queste finzioni, lui. Se ci avesse visto. Eppure se guardavo scendendo. Ma possibile, possibile che si sia accorto. Ma forse soltanto un dubbio. Ma anche nel dubbio, tu non lo conosci. Dominarsi lui, così violento, da non lasciare trapelare nulla. Ma tu non lo conosci. Se fosse nato in lui il minimo sospetto che tu mi avessi baciata, ma sarebbe risalito immediatamente. No, 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 senti, non è possibile, hai avuto paura, nient'altro. Paura? Ma credi che non pensi anche a te? Paura. Ci fidavamo troppo, ecco. E adesso tutte le nostre imprudenze, le nostre pazzie mi saltano agli occhi. E mi domando come ha fatto a non accorgersi di nulla finora. Io non so che gusto ci sia lasciarsi scoprire così stupidamente per nulla. Era delle imprudenze da nulla come 3 sere fa. Perché sei stata tu, ti ricordi? Mi rimproveri anche adesso, no. È naturale. Mi hai torturata per mesi, minacciavi di ucciderti. Mi hai fatto ingannare un uomo che si fidava di me più che di se stesso. Ah, sì, sì, la colpa è mia, infatti, principalmente mia. Ma no, non volevo dire questo. Ma sì, proprio questo. E guarda, puoi anche aggiungere che con lui ero fuggita da casa mia. E che lo spinsi io quasi a fuggire. Io, perché l'amavo. E poi l'ho tradito con te. È giusto che ora tu mi condanni, giustissimo. Ora che il pericolo è venuto hai paura. Lo vedo, sai?
Hai paura? Ma se ho paura è per te e per i tuoi figli. Su, non abbatterti. Se tu credi che Andrea non sappia nulla, beh, sarà così. Ma anche a me ora pare difficile che si sia potuto dominare fino a tanto. Su, su, non si sarà accorto di nulla. Vedrai, è così. Vai. Non hai più nulla da fare qui. Sei ingiusta. Più nulla. Come credi? Ecco il tuo amore. Vuoi farmi impazzire? No, no, è veramente meglio finirla fin d'ora. Qualunque cosa sia per accadere. E guarda, sarebbe anche meglio che lui sapesse ogni cosa. Sei pazza! Meglio, meglio, sì. Se avrò il coraggio, glielo dirò io. Se avrò il coraggio. Vai, vai ora, ho appena il tempo. Ero venuto per accompagnarti alla stazione. Non è meglio, scusa, che andiamo insieme. No, no, tu non c'entri più. Voglio essere sola con lui. Lui e io. Grazie. Mi aiuti? Allora, mi aspettavi, te l'avrà detto Serra? Sì, è passato da casa poco fa. Verrà a trovarti più tardi. Ah, verrà? Bene. E il mio guancialetto di piume? Oh, guarda, non c'è. L'ho lasciato in treno senza dubbio. Peccato. Basta, sei stata bene tu. E i bambini? L'hai lasciato in treno. Treno, in albergo. Che vuoi farci ormai? E i bambini? I bambini stanno bene, sono dalla nonna. Brava. Brava, hai fatto bene a mandarli là. Ci tiene tanto, povera mamma. E il tuo affare? Ma come Serra non te ne ha parlato? No, no, ma si è trattenuto così poco. Ah, l'affare ormai si può dire bene avviato. Causa vinta. Eh sì. Ha ingegno, Serra, ha ingegno, non c'è che dire. Ha condotto le cose come meglio non si poteva. Sì, e se riesce tutto come dico io, come dovrà del resto, indovina che faccio. Detto fatto, liquido ogni cosa, guarda, senza pensarci due volte. Fagotto e in città. Eh? Andiamo a stabilirsi in città, perché non sei contenta? Oh, per me lo sai, dovunque. Eppure questa stupida corsa di muli è l'unica cosa che mi dispiace di lasciare qui. Vai per i bambini. Ma il padrone ha detto... Ma sì, lasciali stare dalla nonna. Voglio prima disfare le valigie, così troveranno i regalucci. Come vuoi. Che cosa hai, Andrea? Niente, perché ho l'aria stanca, eh? Sfido io. Ma stai tranquillo che per fortuna è finita. Non voglio più storie, te l'ho detto. Fagotto e in città. Eh sì, voglio fare anch'io un po' la vita del Signore. Godermela. A proposito, bisognerà chiudere i conti anche con Serra. Ricompensarlo. Favori gliene ho fatti parecchi, ma questo non conta. Per lui forse. No, no, gli affari sono affari. I favori non c'entrano. Se lo merita del resto, sai. Se sapessi che ragioni ha saputo trovare a sostegno dei miei diritti. Giuste, peraltro. A momenti qui mi negano il merito di aver fatto del bene al paese. Non capiscono. Eh già. Quando si tratta di essere grati a qualcuno, non si capisce mai. Guardavo oggi passando in treno. Ammiravano tutti adesso quello che ho fatto. Allora mi davano del pazzo. Una palude. Sì, per voi. Per me la California era stata la mia idea fissa fin da quando ero ragazzo. Quante volte ne abbiamo parlato allora? Ti ricordi? Solo tu ci credevi. Tu ed io. Noi due soli. E io poi non ho saputo aiutarti. Come? E con che avrei cominciato? Non era tuo il denaro? Ma cosa vai a pensare? Certo. Se non avessi avuto voi, te e i bambini. Appunto, Andrea. Non per me, che non ho fatto niente. Ma per i figli. Come puoi abbandonare tutto? La stanchezza, i fastidi, l'ingratitudine di questa gente. Di chiunque. Tutto questo conta quanto il mio denaro, niente.
quello che hai fatto conta. E quello che hai fatto è tuo e dei figli. Hai detto che la causa è vinta, no? E proprio ora, dopo tanti anni di lavoro. Ah, sì. Scusami, Giulia. Mi è venuto in mente, credevo di aver dimenticato. Scusami, sai. Forse hai ragione tu. È meglio riflettere prima di decidere. Ne parleremo poi. Adesso vai a preparare. Anna? Allora mando Anna per i bambini. No, aspetta. Oh, ma erano così impazienti, le hai promesso quei regalucci. E li ho portati. Ma loro stanno così bene dalla nonna, io da lavorare. Andremo a prenderli insieme dopo pranzo. Va bene? Lo sai, in città ho incontrato due volte i tuoi fratelli. E tutte e due le volte... Che cosa hanno fatto? A me niente, cosa vuoi che mi facciano? Ma al solito hanno fatto le viste di non conoscermi. Eh già, non la mandano giù che io non sia più lo spiantato di una volta. Non ci parare che ti importa di loro. In quanto a me li ho dimenticati da un pezzo, così meschini. Da quando ti ho conosciuto, per me non sono più esistiti, lo sai. Dolore. Non è buono? Buonissimo, ma non ho voglia. Ma l'hai sempre gradito. Mi sembra che dovresti renderti conto, no? Del mio stato d'animo. Domanda a Serra, regione dell'inferno. Quello che mi hanno fatto. Ma come? Io rischio qua tutta la mia sostanza, cioè la tua, a concimare la terra, a essiccarla, a bonificarla. E va bene, scadono i contratti d'affitto. Non solo mi negano le pretese sui benefici, ma anche il merito di aver fatto risorgere il comune. Lo sai cosa ha avuto il coraggio di dirmi? Vi siete arricchito. Grazie, grazie tante. E chi si è cimentato? Per giunta, guarda, dovevamo anche impoverirci per loro. Ora calmati, Andrea, lo vedi, sei stanco, sei nervoso, riposati un po'. E pensare che prima qua morivano come le mosche di malaria. Dove vai? Ti preparo di là, non vuoi riposarti? Aspetta un momento, c'era giusto il vecchio Mantegna in treno. Due figlie gli sono morte. E anche la moglie gli morì di malaria. Se lo diceva piangendo. E noi che sapevamo che santa donna fosse, naturalmente, dagli a ridere. Si è mezzo rimbecillito, poveretto. Sai che lo bastonarono? Sì, non ora, no. L'amante della moglie lo bastonò. Se lo raccontava lui stesso in treno, per filo e per segno, tranquillamente. Come se nulla fosse. Puoi immaginare le nostre risate. Per fortuna che c'era con noi, sai, uno di quei giovanotti in ultima moda, pieni di mondo. Allora io vado. Dove vai? Una commissione per me. Poi vado alla nonna e ci aspetta lì. Vai! E noi? Adesso andiamo. Allora andiamo. Sì, sì, certo. Ti vesti? Non ne vale la pena. Si va e si torna. Dunque, senti. Sorprendere, diceva il giovanotto. Roba preistorica, che sugo c'è? Il signore qui si è fatto bastonare. Il solito viaggio improvviso, la solita falsa partenza, mezzucci da mariti vecchi che vogliono far credere di aver perso l'orario delle ferrovie e invece hanno perduto la testa. Sai dove sono le mie chiavi? Le lascio sempre qui. Avete il sospetto e volete la prova? E che bisogno c'è dei fatti? È per di più ridicolo disturbare due persone che stanno insieme così felicemente. Eh? Spiritoso, non ti pare? Se io avessi moglie, diceva, e sospettassi di lei, farei le viste di non accorgermi affatto di nulla. Non la infastidirei prematuramente, non cercherei prove. Farei soltanto in modo, e qui sta l'abilità, che lei, soltanto lei, divenisse davanti a me una prova vivente. La più lampante fino al momento opportuno. Posso prendere lo scialle? Ho freddo. Vado io. Ma stai a sentire quello che diceva. Venuto questo momento, diceva, mi rivolgerei a mia moglie e poi, come se non la fosse così a discorso, le racconterei una storiella di questi amori cittadini che si aggirasse intorno alla colpa di lei, stringendola in cerchi sottili, sempre più sottili, finché a un certo momento le si mette davanti uno specchietto a mano e le si dice con bel garbo, perché mia cara impallidite così? Graziosissimo, vero? Fammi luce, cerchiamo le chiavi, mi devono essere cadute sulla porta d'ingresso. Ti ho annoiata, di la verità. Non ti interessa? Che cosa vuoi che mi interessi?
La moglie del Mantegna. Allora, Serra, vieni. Sì, gli dirò, senti caro, fammi luce bene. Gli dirò, senti caro, con te veramente non so come comportarmi. Siamo amici. Dimmi, dimmi quello che devo darti e te lo darò. Che ti pare? Fa come credi. Soltanto sei, ho paura che dicendogli così... Rifiuti. La coscienza, mia cara, ha dei curiosi pudori. Avendomi rubato l'onore, rifiuterà il denaro. Che hai detto? Non è la verità. Andrea! Ma se vi ho visto io, io capisci con questi occhi, voi due lì e io qui. Sputorata. Ma si è tremato alle mie parole. Come lui là. 3 giorni l'ho torturato ed è scappato la figlia, non ne ha potuto più. È venuto a dirtelo, vero? È venuto a dirtelo. L'ho lasciato dire mica prima apposta. Ma perché non sei andata con lui? Perché? No, no. Perché? No, Andrea, fa di me quello che vuoi. Ma non insultarmi così. Con te sono fuggita, per te ero pronta a tutto, perché ti amavo! Per tradirmi! Ma di che vuoi il primo di venire avanti? E avresti fatto lo stesso con chiunque! No, non è vero! È stata un'orribile pazzia, non ho nessun diritto! Questo non puoi dirlo! Ero fuggita con te perché ti amavo, non per trovare qui tutta questa agiatezza. E non ho nuova casa, avevo la mia, non sarei venuta via con te. Ma tu lo devi rimediare, riparare subito. Non hai pensato d'altro che a lavorare come un facchino. E a me? A me non hai chiesto che l'ammirazione per il tuo coraggio, la gratitudine. A me con ogni sera ti aspettavo impaziente. Felice del tuo ritorno. E tu ritornavi col tuo lavoro, sempre col tuo lavoro, contento della tua giornata e già in pensiero per quella di domani. Ebbene, alla fine la stima, la fiducia, l'amicizia del marito sembrano insulti alla natura in certi momenti. Ero stanca. Sì, ero stanca. E lui ne ha approfittato. Credi che questo ti giustifichi? No, Andrea, io ti ho parlato perché... Allora Maria, vai col tuo amante se vuoi. Ti darò tutto, tutto. Ci andrai col tuo denaro. Comincerò da capo per i miei figli. Non parlarmi così. Ti chiedo perdono per loro. Ti prometto che non ardirò più di guardarti in faccia, ma lasciami in casa per loro. No. Te lo scongiuro. No. Andrea, te lo chiedo per un'ultima volta. Ti ho detto di no. Non voglio più vederti. Non voglio più sentirti. I figli sono miei, miei! E devono rimanere a me. Li conosci, vero? Te lo scongiuro, guarda. Così. Non li vedrai più. Nemmeno per un'ultima volta. No. Un'ultima volta. È il tempo di dar loro un bacio, di stringerli per le braccia e poi farsi. No. Oh, Dio, sei crudele. Allora ammazzami! Ma perché non ammazzi? Ammazzami! Io. Guarda. Guarda là. Sono loro. Te l'ho fatto chiamare io. L'ho mandato apposta a Anna. Oh, Andrea. Vai incontro al tuo amante. Vattene con lui. Che cosa temi? Temi per lui? Oh. Addio, Andrea. Addio.
bene, Fregene? Ma bisogna che scappi. Poco fa hai detto che avevi tempo. Sì, ma mi sono ricordato. Sì, sarà dimenticato. Hai capito? No. Beh, sarà per un'altra volta. Ma guarda, questi ragazzini, dove andate il pallone? Ma ragazzini, mi ha fatto male. Beh. Riesco. Puoi prendere il pallone. Andiamo, prendo il pallone. Vattene, levati. Bravo, vattene via. Pallone. No, bravo. Prima devi raccogliere la roba. No. Sì? Se no lo riprendi il pallone. Signora, io dico a lei che deve riprendere la roba. Che è roba mia che deve raccogliere lui? E che è roba mia? Giustissimo. Ognuno raccoglie la roba propria. Ecco. Oh no, non vedi questo? Mi dispiace, ma... Che vuol fare? Guarda, guarda. Non li avevo mica visti. Lo sa chi sono? Eh? Sono nonno e nonna quando si sposarono a Venezia. Oh, che belli. Al mio balcone sento cantare una canzone d'amore. Più volte la ripete un bel garzone, per battere mi sento forte il cuore, per battere mi sento forte il cuore. Oh, quanto è dolce quella melodia, oh, com'è bella, quanto m'è gradita, ch'io la canti non vuol la mamma mia, vorrei saper perché me l'ha proibita, ella non c'è, ed io devo cantare la frase che m'ha fatto palpitare. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Stringi mio cuore, stringimi al tuo cuore, fammi provare con ebbrezza te.
una gioia nel cuore. Sento in me un gran desio che m'assale, è una spina d'amor che mi sento nel cuore. Io sogno e voglio per me, nel sognarlo a me pare, di tenerlo al mio seno vicino. Lo stringo così, l'adorato mio bene, e brason di voluttà. Mio dolce amor, fammi godere, fammi provare un immenso piacere. Baciami, baciami, baciami bene, baciami e fammi godere con me. Io mi sogno il color dei capelli tuoi bruni morati, dei tuoi baci il brucior, tutti pieni d'amor. Sento nel cuor palpitar la tua voce a un bel suon, deliziosa, assai dolce, armoniosa. Il tuo sguardo è splendor che ferisce ogni cuor. Folle per te son d'amor. Mio dolce amor, fammi godere, fammi provare un immenso piacere. Baciami, baciami, baciami bene, baciami e fammi godere con me. Mio dolce amor, fammi godere, fammi provare un immenso piacere. Baciami, baciami, baciami bene, voglio godere con te. Tempi. Questo è per lei, se lo tiene per ricordo. Ah, grazie. Arrivederci. Si accomodi, prego. Grazie tante. Ma adesso si è fatta ora che devo chiudere. Sì, ma io ancora non glielo permetto. Se lo ricorda questo. È il processo di prima. Ecco, allora prima di chiudere si faccia anche lei queste quattro risate e così finisce bene la giornata. Vieni, 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 dove andò? In aula, che si può, sto occupato.
Va bene, che stai dicendo? Io sono l'avvocato. Ma tu non sapevi che fosse da avvocato. Ah, avvocato d'ufficio. Ciao. Permesso? Permesso? Fatela finire, avvocato. Avvocato, non spingete. Don Piero, si può passare, è tutto pieno. Chiama, io sono... Ah, finalmente difendiamo. Brava avvocato. È passato. Difendiamo, avvocato. Ok. Io chiedo scusa all'eccellentissima corte. Scusa? No, volevo dire che ho ricevuto proprio adesso il... Sì, domani. Sedete pure, avvocato. Io non avrei mai osato arrivare così in ritardo. Avvocato, vi ho pregato di sedere. Si potrebbe pedire almeno un incartamento? No, io chiedo umilissime scuse. Vi ho già scusato. Ma devo porre che se mi avete chiamato a difendere qualcuno... D'ufficio. Avvocato d'ufficio, voi sapete cosa vuol dire? Pro forma. Vabbè, ho capito, ma se mi hai chiamato all'ultimo momento... Perché fino all'ultimo momento speravamo di non dovervi disturbare. Poi tutti gli altri si sono rifiutati. E allora all'ultimo momento... Avete chiamato a me. Grazie, eccellenza. In ogni modo, eccellenza, come dicevano i greci antichi, l'avvenire è sulle ginocchia di Giove. Avvocato, ora non cominciamo con i greci. Tenetevi la parola per quando ve la darò. E speriamo che non dobbiate cercarla troppo. Pasquale Procida. Presidente, sono un farmacista. Coscientiam ante lucrum. Qua coscienza? Voi distribuite il veleno come se fosse bicarbonato. E per i sorci, eccellenza, per i sorci. L'ho messo io stesso con le mie mani sul formaggio. Grattugiato. Voi avete innaffiato di arsenico una ciotola di formaggio grattugiato. Perché? Voi sapete che i sorci si devono dare i mattinoni con tutto. Non potevo immaginare, eccellenza. Perché eravate cercato? Nel momento in cui compieste il fatto, e la riprova, e che avete messo tanto arsenico da fulminare una mandra di elefanti. Quale fu il prezzo di una così grande vostra complicità? Prezzo, eccellenza. Non vi è stato dato nemmeno un centesimo. Non vi è stato dato nemmeno un centesimo. Ma voi che cosa avete chiesto? Sì, quando avete chiuso la porta della farmacia? Per il sole, semplicemente accostato. Accostato? Accostato col chiavistello? Lo avete già dichiarato in istruttoria? Eccellenza, malaguratamente non trovi i miei occhiali. Li ho mandati a prendere da un'ora. Però ricordo di aver letto fra gli incartamenti una dichiarazione secondo la quale il test è insidiato da tempo. L'imputata. Non sarebbe opportuno interrogare lei stessa circa il contegno che il test ebbe quando, chiusa a chiavistello la porta, si decise ad innaffiarle di arsenico la ciotola con formaggio grattugiato? Maria Antonia Desideri, avete sentito la domanda? Sì, signore. Che cosa? Quello che ha detto il pubblico ministero. Scusate, che cosa avete detto? Ma no, quello è l'avvocato difensore. Il pubblico ministero è quel signore là e vi ha chiesto qual è stato il contegno del test. Farmacista, quando gli chiedeste il veleno? Beh, si capisce, no? Chi non metteva a presta tanto tieni. Ah, e voi avete ceduto alle sue insistenze? Non potevo. Perché? E come faceva? Chi l'assomiglia troppo a mio marito? Presidente, io, considerate. Andri, il marito dell'imputata. Voi siete il Giatteo Desideri. Giatteo. Conoscete quella donna? Sì, e la mia moglie. Sì, vostra moglie. E vostra moglie mancava ai suoi doveri? Come dici? Alla fedeltà coniugale. Aveva degli amanti? Ma decite. Vi faceva le corna! Agnistio sì! Il mondo lo diceva sempre di mia madre! E voi non ve ne accorgevate? Poi che le era mia madre come diceva? Diceva, oh, sai che stavo cicannoglia? Ma mia madre... E che le sta con Pasquale Scoscodega. Mia madre, sai che le sta con Donato Cesi. Ogni sera mia madre mi diceva,
stava sempre qualcuno. Voi ammettete quello che dice vostro marito? Come no, eccellenza? Ogni sera manca ritornata che quella le faceva una capa tanto. Voi capite che dico? Scostumata! E per questo le avete sommisnato il veleno. Io poco, signor Presidente, la domanda è... Tendenziosa. Tendenziosa. Ah, fatemi sto favore. Ma come vi permettete? Rispondete, è per questo che avete dato il veleno a vostra suocera, eh? Io? Io non ho dato proprio niente. Io ho messo un pucurello e formaggio con veleno per i surici in dei maccheroni con l'olio. In quelli che può fare un cielo non ce l'ho messo proprio. Ho detto, se questa donna che mi tormenta vuole quelli che può fare un cielo, è segno che devo sopportare i guai che mi dà. Se vuole quelli con l'olio, è segno che di guai me ne ha già dati abbastanza e deve essere punita, eh? Punita? Perché punita? Ma eccellenza, quello mi tormentava ogni giorno, senza ragione! Ma come senza ragione? Ma se voi avete dichiarato che... Avanti i testimoni! Avanti il primo! Avanti il primo! Oh! Avanti il primo! E io stavo che è stato prima! Il primo della fila, Pasquale Spatocca, andiamo! Ah, sono io, presidente? Sì, andiamo! Giurate di dire la verità, tutta la verità? Tutta la verità! Eccellenza, e come faccio? Qua ci sono delle signore! Voi non potete neanche lontanamente immaginare... Ma che cosa avete capito? Mi dovete limitare a rispondere alle domande! Sì, signore eccellenza, se volete ci possiamo incontrare al caffè, io là vi dico tutto! Ma vi siete impazzito? Noi siamo in tribunale! E appunto perché siamo in tribunale vi ho invitato al caffè, capirete eccellenza, là siamo più liberi, possiamo parlare! Silenzio! Signor Presidente, eccellenza, stavo suonando le campane, me la vidi sulla porta del sagrato con tutto il sole in faccia che mi guardava e rideva, e quel giorno... E quel giorno, eccellenza, con maggio suonato in campana a festa io, non l'ha più suonata nessuna! No, non mi diceva niente Maria Antonia. E voi? E neanche io dicevo niente. Ah, non parlavate mai? E che parlavamo a fare, signor Presidente? Che bisogno c'era di parlare, voi mi capite? Una donna buona, così buona, buonissima, che mi chiedeva sempre di mia madre, di mia moglie, dei miei bambini. Una donna a cui della vita interessa soltanto il sentimento, l'affetto, l'amore. In fondo, la sto guardando attentamente, credo che sia veramente buona. La vita. E poi, quel marito, io penso se fosse mia figlia... Voi siete il sindaco del paese dell'imputata? Sì, signore. Voglio sperare che la vostra deposizione restituisca a quest'aula il suo decoro e la sua dignità. Appena seppi della, come dire, se diciamo pure della attività dell'imputata, ritenni opportuno convocarla al municipio per rendermi esatto conto fino a quale punto fossero vere le dicerie sulla sua condotta. Ebbene, eccellenza, mi accorsi subito che le dicerie erano fondate. Signor Presidente, volevo domandare al teste perché tornò a convocare, come dice lui, la... Sì, ho capito, avvocato, avete capito? Perché mi sorsero altri dubbi, ecco perché, dubbi più gravi. Dicevo, vuoi vedere che questa Richiamai perciò Maria Antonia altre volte. Ma disgraziatamente non è più che altre conferme. Maria, voi confermate quanto hanno detto i testimoni? Sì, sì, eccellente. Quanti ne sono rimasti? Quali sono quelle che voi riconoscete? Sì, insomma, mi avete capito. Fate un po' voi, eccellenza. Tutti. Senta? Ma, scusate, voi figlia mia? A tutti dite di sì. Beh, eccellenza, sino cristiana... Come si fa a dire di no? Don Pasquale, questo è troppo. Ma perché è troppo? Ma è sincera, eh? Vuole fare che vuoi... Silenzio! Questi clamori interrompono! Spezzano il filo epistemologico delle indagini giudiziarie! Il
Io spero di non dover credere alle mie stesse orecchie, ma scusate, se per dannatissima ipotesi, io, che sono uomo di toga e disgraziatamente di età, io, con queste mie rughe, questa canizia, venissi e vi facessi capire, sorvolo. Beh, c'è lei, non siete un cristiano pure voi, eh? La parola al pubblico ministero. Eccellenza, signore della corte, deploro e mi scuso. Deploro vivissimamente che una dimenticanza mi impedisca di leggervi tutti gli argomenti che ho qui lungamente elencati contro l'efferrato delitto dei deputati. Comunque, è dissipato ogni più lontana ombra di dubbio sul reato, sulla colpevolezza, dunque sulla pena. Ergastolo, che allontani per sempre ai nostri occhi la vista di questa mostruosa creatura. Eccellenza, un momento! Niente, niente. E allora non ci resta altro che dare la parola. Un momento, vorrei. Mi fa veramente bene quella povera donna. E dalla Don Pietro. E che ci volete fare? Ci vado a parlare, è la legge. Capisco. Ma così è come mandarla al macello. Purtroppo, ma il reato è grave. E allora, la parola alla difesa. Avvocato, lasciate perdere che la povera figliola sta già inguaiata. Avvocato, ma ci potete pure voi, per favore. L'avvocato deve parlare, la deve rovinare. Signore, l'avvocato deve parlare. Grazie. Prego. Signor Presidente, signori della Corte, signori... Cominciamo da giurati. Grazie. Signori giurati, il collega dell'accusa ha ragione, ha perfettamente ragione. Il delitto è stato commesso, l'imputato è confesso. Io non tenterò nemmeno di dire una sola parola in sua difesa. Avvocato, vi vedo un po' palliduccio, vi sentite male, senza complimenti. Volete essere sostituito? No. Io non difenderò l'imputata, ma devo difendere voi, signori della corte, dal pericolo di emettere una troppo facile sentenza secondo la nostra legge, secondo la nostra morale, perché secondo la nostra legge questa donna deve essere condannata. Anche il castolo. A vita. Ma, signori della corte, signore che mi state ascoltando, di fu un giorno, vi sarà sempre, malgrado noi, un'altra morale, un'altra legge, quella della bellezza. E la bellezza si sintetizza in quella per cui tutte le altre furono create. La bellezza è la donna. Avvicinarsi alla donna, comprendere la donna, ammirare la donna. Questo è quello che la nostra morale e la nostra legge non ci insegnano più. Ma domandate alle vostre belle mogli, domandate a tutte queste belle signore che mi stanno ascoltando, domandate se la bellezza di una donna può mai nascondere la malvagità. Esse vi risponderanno tutte... No. Simpatico. Ovvero. Tutto quello che vi dirò parlando di Maria Antonia, grazie. Cercate di comprenderla, di illuminarla, sarà con l'animo rivolto a comprendere, a illuminare tutte le donne. E in primo luogo le vostre, qui presenti. Ma consideriamole le colpe di Maria Antonia. Le colpe di Maria Antonia devono essere considerate una ben trascurabile cosa in confronto alla funzione allegorica e suggestiva che essa come donna esercita sul paese. Grazie. A voi dovete applicare la nostra legge.
Voi dovete condannarla all'ergastolo a vita. Signori, pensateci bene, l'ergastolo a vita. La legge vi impone di emettere una sentenza dopo la quale un triste edificio chiuderà per sempre. Fuori dallo sguardo di tutti, dal vostro come da quello di migliaia di altri. Una donna in cui pare incarnarsi la bellezza stessa della nostra Napoli, della nostra primavera, del nostro Vesuvio, è Maria Antonia. Presidente Maria Antonia. Avvocato, noi siamo qui pronti per aiutarvi. Grazie. Dunque dicevo, Maria Antonia fa parte del panorama, come i fiumi, i laghi, i monti. Condannandola, voi mettereste dietro le sbarre una parte essenziale del nostro meraviglioso paesaggio. Che cosa direbbero gli stranieri se noi mettessimo in carcere il Vesuvio? Ah, oh, che ci avesse mai pensato? Gesù, calco bene. Veramente che la mamma che l'ha fatto! E poi voi dovete farlo. Voi dovete mettere in carcere il Vesuvio. Questo vuole la vostra giustizia. Quale differenza fra questa nostra giustizia e la giustizia greca? Scusate, signore, non mi disturbo se parlo dei greci antichi. Ma sei da avvocato, ma vuoi che dici? I greci antichi sono maestri dell'umanità. Siate quindi nostro maestro. Grazie, grazie, presidente. L'Areopago si apriva sulla più bella collina d'Atene. Mentre qui ora siamo chiusi in quest'aula misera, polverosa, buia e puzzolente. Gli Eliasti. Uomini della mente aperta ad ogni grandezza sedevano per giudicare su scanni di marmo e non su questo povero legno sgangrato, schifoso, indecente che voi occupate. E se anche allora poteva capitare che la bellezza fosse trascinata sulla pedana degli accusati, come più alto era il dibattito e il giudizio. Frine! Frine! Chi di voi ha mai inteso questo nome? Frine era una donna greca. Frine era Maria Antonia, perché Frine era la bellezza stessa. Yes, fuori, Maria Antonia, yes, fuori. Scusate. Iperide, un mio illustre predecessore, così la condusse al centro dell'Areopago, che doveva giudicarla per delitti di fronte ai quali quello di Maria Antonia diventa un gioco da ragazzi. Sagna Goppo, Maria Antonia, guardatela. Guardatela! E sapete come il grande Iperide la difesa di fronte ai grandi Eliasti? Una sola tunica. Una sola tunica nascondeva le stupende forme di quella meravigliosa creatura alla vista dei giudici. Una sola! Mi segui, presidente? Ed egli d'un sol colpo la strappò! Così! Allora i vecchi giudici, che avevano già il pollice rivolto in giù, pollice verso, segno di condanna, si ritrovarono col pollice rivolto in alto. Nel gesto dell'assoluzione, Maria Antonia, Frine, fu assolta. Fu assolta. Se oggi in questa piccola miserabile capanna giudiziaria io non posso ripetere il gesto di Iperide, la colpa non è di Maria Antonia, no, la colpa non è mia, la colpa è vostra, colpa dell'arida legge. Arida legge, o siamo aridi noi che non sappiamo interpretarla, eh? Perché la legge impone sì per un verso di... Risparmiare? No, di giustizia! No, assurdo, ecco, di condannare questa donna, di allergastolo, a vita. Ma d'altra parte, non è questa stessa nostra legge che prescrive siano assolti i minorati psichici? Ebbene, perché non dovrebbe essere assolta una maggiorata fisica come questa formidabile creatura? Sì.
considerate le circostanze di cui do in mai, dell'articolo 120, infine condannato la giurisprudenza del concetto di incolpevole del delinquente, la Corte ha condannato e condanna l'imputato Mario Antonio del Cisei a 24 mesi di detenzione comune, di cui 22 condannati per il recente decreto di amnistia ed i restanti 2 mesi già ampiamente scontati. Per cui ne ordina l'immediata scarcerazione. Avvocato! Ma va a guardare! Don Pietro, mortifico! Sua eccellenza! Don Pietro! Il mondo degli avvocati! No, Presidente, il mondo è delle...